Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video idiota! Sono una sirena. Natale fa miracoli, era da giugno che non facevo praticamente un nuovo video idiota. Fuori faceva caldissimo ed ero in maniche corte. Adesso ci sono i termosifoni accesi e fuori ci sono meno 1000 gradi. Ma va bene così. A proposito di Natale, il tema di questo video riguarda proprio questa festività. In particolar modo delle 5 cose che odio del Natale, o comunque in generale del periodo natalizio. La prima cosa che odio è il panettone. C'è poco da fare ragazzi, io posso anche accettare quello col cioccolato, ma io sono sempre stato un fan sfegatato del pandoro. Però ovviamente io sono sempre stato la pecora nera della famiglia, e non in senso negativo. Per cui ogni volta durante la buffata natalizia finisce sempre così. Allora chi vuole il panettone? Per me. Io voglio il panettone. Ok, allora apriamo il panettone, va bene? Mamma, posso chiederti una cosa? Dimmi. Io vorrei una fetta di pandoro. Pierluigi, è incredibile che devi rovinare anche la notte di Natale, ma non ti vergogni? Cioè, capite? Sono il demonio in persona. Che poi, senza pandoro, che Natale è? Cioè io userei lo zucchero a velo anche come borotalco, per quanto lo adoro. Se fossi la Poelkan, pipperei lo zucchero a velo al posto della cocaina. La seconda cosa che odio sono le pubblicità. Le stesse identiche fottutissime pubblicità da 50 anni. Sempre quelle, non cambiano mai. Immaginatevi se provassimo a modernizzarci un po' e ci fosse una pubblicità natalizia cantata dal piccolo Lucio. A me mi piace un Natale, l'alberello con e panettoni in quantità, il bue con l'asinello, l'angioletto e la stella. Ma quante cose m'ha già magna. Beh oddio, ammetto che è una dura battaglia con le vecchie pubblicità. Però vi prego, aggiorniamoci un po', siamo nel 2015. Facciamo qualcosa di nuovo. Un'altra cosa che odio è il fare i regali. Cioè se fosse per me dare direttamente i soldi, in modo tale che ognuno possa spenderli per bene in quello che più desidera. Sì lo so, adesso sicuramente direte: ma la cosa più bella dei regali è che sono delle sorprese, eccetera eccetera eccetera. Ma no, perché vi assicuro che qualunque cosa voi facciate sbaglierete sempre, è scientificamente provato. E Luca, comunque per quest'anno ho deciso di darti direttamente i soldi, visto che ormai sei cresciuto. I soliti regalini mi sembrano un po' banali, quindi così puoi comprartici quello che vuoi e oh, grazie mille Pie. C'è qualcosa che non va? No, tutto ok. Avresti preferito il regalo, comunque se è così, prossimo anno te lo faccio, non c'è nessun problema. No, è che avrei preferito i 20 euro nuovi piuttosto che quelli vecchi, ma non è un problema, non ti preoccupare. Ah. Eh sì, perché ormai viviamo in una società in cui non ci si accontenta più di nulla. Ovviamente io ho estremizzato un po' la cosa, però era per rendervi l'idea. Poi un'altra cosa che odio è quella fase che arriva solitamente dopo la buffata natalizia, in cui ti siedi sul divano e cominci a riflettere su tutti i buoni propositi del nuovo anno. Ecco, io odio quella fase perché qualunque cosa penserete in quel momento non si realizzerà mai. E anche quest'anno sta per terminare, ma ora è tempo di cambiamenti. Dal prossimo anno do una svolta alla mia vita. Mi iscrivo in palestra e la smetto di mangiare tutte queste schifezze che mi fanno solamente riempire di brufoli e diventare obeso. Poi la smetterò anche con i video porno, altrimenti qua rischio di diventare come Bocelli. Chissà poveraccio quante se ne è fatte per essersi ridotto così. E poi mi dichiarerò anche ad Eleonora. Sono 2 anni che la amo, ma non ho ancora avuto il coraggio di dirglielo. Vabbè, basta, ho deciso. Domani le mando un regalo e le scrivo una lettera in cui dichiaro il mio amore. Sono sicuro che la conquisterò. Pronto? Ehi, ciao Pier, sono Eleonora. Ciao Ele, come stai? Io tutto bene, e tu? Tutto bene, grazie, ho ancora la cena di Natale sullo stomaco, ma per il resto tutto bene. Ascolta, ho ricevuto il tuo regalo di Natale e anche la lettera. Ah sì? Sì, sei stato molto carino.
sono davvero contento che tu abbia apprezzato, perché proprio non sapevo come dirtelo. Ecco, era proprio di questo di cui volevo parlarti. Vedi, io ti voglio bene come un fratello, però preferirei rimanessimo solo amici. Ah, sì, infatti poi ripensandoci, cioè avevo ripensato anch'io che era meglio che restassimo amici, sì. Adesso devo andare, ho un appuntamento con un ragazzo che ho conosciuto ieri in centro. Speriamo bene. Sì, speriamo. Allora ci sentiamo, Pier, buon Capodanno. Ci vediamo dopo le feste, un bacione. Ciao Elea, a presto. Ecco, quindi diciamo no ai buoni propositi e sì a Valsoia. E diciamo anche no una volta per tutte alla friendzone, perché davvero non se ne può più, basta. Per concludere, l'ultima cosa che odio sono quelle persone che passano l'ultimo dell'anno seguendo programmi del tipo Capodanno con Gigi D'Alessio. Perché? Cavolo, è l'ultimo dell'anno, potete fare tutto quello che volete, ubriacatevi, distruggete casa, drogatevi, davvero accetto tutto l'ultimo dell'anno, ma non Capodanno con Gigi D'Alessio, o peggio ancora Barbara D'Urso. Benvenuti a Pomeriggio 5 Live Capodanno da casa mia. Scusate autori, non è che potreste alzare un pochino la luce perché sono un pochino buia? Ecco, così va benissimo, ma iniziamo col conto alla rovescia. 5, 4, 3, 2, 1, buon 2016 ragazzi! Scusate, vi faccio un attimo un discorso che me la sono scritta, Allora, che sia un anno ricco di omicidi e attacchi terroristici grazie ai quali avrò tanto da discutere nel mio programma, e voi come dei coglioni mi seguirete e faremo il boom di ascolti, saranno delle puntate esplosive. Oh, ma quanto sono cinica, scusate, non ci ho proprio pensato. Brindiamo! Probabilmente questa è la cosa che odio più di tutte. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se questo video natalizio vi è piaciuto, lasciate un mi piace, condividetelo su Facebook e lasciatemi anche un commentino nel quale mi scrivete quali sono le 5 cose che odiate voi del Natale. Ah, vi avviso che se questo video dovesse superare i 600 mi piace, farò l'ultimo 10 cose che odio, il capitolo conclusivo della trilogia. Ringrazio a malincuore Eleonora per avermi frenzonato. Ciao a tutti quanti, volevo ringraziare Pier per avermi fatto partecipare al suo video e volevo farvi degli auguri di buone vacanze. Se volete, sul mio canale c'è un altro video che ho fatto insieme a Pier, per cui non perdetevelo. Io non sono cattiva come la ragazza nel video, ve lo assicuro. Adesso ridò la parola a Pier, ciao! Il regalo di Natale più grande che vi chiedo io invece è di seguirmi su tutti i miei altri social network che trovate qui sotto. C'è Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, le solite cose insomma. Quindi cliccate qui e seguitemi ovunque. E nulla, che altro dirvi, probabilmente questo sarà l'ultimo video del 2015. Quindi vi auguro un buon Natale e un felice anno nuovo. E niente, aggiungeteci tutte quelle frasi solite che si dicono a fine anno, bla bla bla, solite cose. Niente, l'unica cosa che sento di dirmi e che vi voglio davvero bene. Ci vediamo il prossimo anno. Cara Barbara, eccomi qua. Sono Pierluigi, un tuo grande fan. Vediamo se mo il fuoco c'è, ma secondo me neanche mo c'è. Sono molto fiducioso. Pierluigi, cosa mi hai chiesto? Il panettone, no! Pandoro, ho sbagliato pure. Ciao ancora amico immaginario, come stai? Amigos, che calor, esta macchina encantada, vamos todos a la playa, vamos todos a bailar.